Максу Нардаре, режиссер этого кино, настоящего итальянца. Макс. Grazie, sono molto felice di essere qui perché siete delle persone molto calorose ed è stato bello unire due mondi insieme perché la commedia è universale. E ringrazio tanto Olga che è una forza della natura. Также хочу поблагодарить Алексея. Giuliana! Ciao! La nostra produttrice, allora, un grande successo. Sì, perfetto. Quante persone c'erano stasera? È più grande sala a Mosca, vuol dire anche più grande sala in Russia. E in questa sala sono 3.500 posti. È la sala piena, come hai visto. 3.500 persone, com'è stata l'emozione? Guarda, è stato molto emozionante. Il lavoro tuo è stato eccezionale, di tutti gli attori, ma anche il montaggio, secondo me, sono stati molto molto bravi. E anche il doppiaggio è divertente. Sì, il doppiaggio ha cambiato molto impatto, no? Sì. Ed è divertente sentirsi parlare russo. Sì. 10 лет, пока я платил за твое обучение в самых дорогих университетах и не удосужился привезти домой ни одного самого дерьмового диплома. В университетах я не мог самовыражаться. Я стараюсь найти себя. Мне от тебя ничего не надо, я сам сделаю прекрасную карьеру. Договорились. Я очень рад, что вы теперь в нашей семье. Я пришел на собеседование. Аккуратно, вы чуть не сломали мне цветы. Значит так, мам, я только что познакомилась с очень красивым мужчиной. Удар в лоб, к счастью. Конечно, чем меньше мозгов... Io penso che Max, tu sia una persona bravissima e sono molto contenta che tu possa far vedere il tuo film qui oggi. Anche in sala erano diversi italiani che vivono a Mosca, sì, sì. E hai sentito commenti positivi? Sì. Tutti già mi hanno mandato subito messaggi, tutto a posto. Ah, benissimo. Adesso Olga è in TV, sta facendo una trasmissione? Sta facendo una trasmissione, è subito andata da qua al TV, alla trasmissione più importante che si chiama Vicerni Urgan. E è andata subito là e allora racconterà là tutto sull'anteprima e sull'uscita del film. E вот утром мы с ним ругаемся, а вечером мы с ним пляшем. World premiere, anteprima mondiale. Il film pensavamo uscisse prima in Italia, invece uscito in Russia. E noi non ci aspettavamo un'uscita del genere. 4.000 persone quasi in sala, tutto pieno perché la sala è enorme. C'è stato un buffet inaugurale nella sala VIP e poi una sfilata di moda che anticipava il film, perché l'Homme Prêt-à-Porter è la versione russa di tutti i colori, quindi la moda in primo piano. Un abbraccio qui da Mosca, ciao!